Siamo in piazza Bagnoli, all'ingresso del lido che domani sarà ufficialmente restituito alla città dopo lavori di adeguamento e manutenzione e dotato adesso anche di servizi per gli utenti. Sono stati installati infatti 8 spogliatoi, 5 servizi igienici di cui uno per portatori di handicap, 8 docce, 4 gazebo ed un'ampia pedana per rendisole. La spiaggia di 6.000 metri quadrati potrà dunque offrire una migliore accoglienza, sempre rimanendo nell'ambito della destinazione ad elioterapia dell'intera area. Viene ripristinata una spiaggia pubblica, un lido attrezzato con servizi igienici, con le docce, con le aree per l'esposizione al sole a Bagnoli. Erano state vandalizzate, è stato fatto questo lavoro e ringrazio gli operatori della risorsa mare che hanno mostrato grande amore per il lavoro che svolgono ed è un risultato importante che dà la possibilità a migliaia di cittadini che ogni giorno si riversano sulla spiaggia per prendere un po' di sole. Questo è il primo passaggio, chiaramente il passaggio successivo sarà quello di garantire anche la balneazione, ma questo è legato a un antico problema della bonifica dei fondali su cui stiamo lavorando con il Ministero. Però diciamo, analogamente a quello che è consentito a tanti altri lidi privati, da oggi è possibile per i cittadini di Bagnoli prendere il sole in un posto dignitoso con i servizi essenziali per i cittadini.